Ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo appuntamento su Omori. Nello scorso video abbiamo appreso della morte di Mari, di come è avvenuta e del perché Basil si sente in colpa e anche del motivo per cui Sunny è diventato, diciamo, così chiuso. Si è chiuso in casa, non è più uscito per quello che hanno fatto a Mari. È stato tremendo. Lui penso l'abbia spinta giù dalle scale per sbaglio, ma poi Basil l'ha aiutato a farlo sembrare un suicidio. È stato devastante. Ecco Basil, siamo a casa sua perché siamo andati a trovarlo. Abbiamo fatto una specie di... Abbiamo dormito lì, non è proprio stato un pigiama party. Ah, Sunny, sei tu. Sono felice che tu sia qui. È bello rivederti. Vedo che ti sei ricordato di quel giorno. Ah, quindi Sunny l'aveva rimosso. Il giorno in cui Mari è morta. Quegli occhi di Basil non mi piacciono molto. Quando Mari è caduta, non potevi essere stato tu. Non sei stato tu, ne sono sicuro. C'era qualcosa dietro di te, vero? Sunny, sei una brava persona. So che sei una brava persona. E una brava persona non farebbe mai una cosa del genere. Io penso che Sunny volesse solo spingerla via, però era rivolta verso le scale ed è caduta. Non l'ha fatto apposta, ovviamente. Almeno credo. Anche se quello che ha detto Basil sembrerebbe affermare che Sunny l'abbia fatto apposta, ma comunque, dopo tutto questo tempo, finalmente sei tornato da me. Ma domani te ne andrai, ti trasferirai altrove. Come puoi farlo? È crudele, Sunny. È dannatamente crudele. Oh, c'è qualcosa intorno a noi. Mi sta soffocando sempre di più. Puoi vederlo anche tu. Non c'è nessuna via d'uscita, vero? Se ne vuole andare, Sunny. Ah, no. Dove diavolo vai? Smettila di abbandonarmi in continuazione. Smettila, 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 smettila. Non voglio stare da solo. Non di nuovo. Non puoi, non devi lasciarmi da solo. No, ma che dico? Non vi abbandoneresti mai? Non sarebbe la tia, non sarebbe un comportamento da Sunny. Oddio, ho ancora quel qualcosa. Perché sto sempre dietro di te? Eccolo! Riesci a vederlo? Stagli lontano! Non ti avvicinare a lui! Sunny, ti proteggerò ad ogni costo. Dopo tutto l'ho sempre fatto. Quando qualcosa ha ucciso Mari. Quando qualcosa ha rovinato le mie foto. Beh, non ho detto niente, non ho proferito parola. Perché non volevo che la gente sapesse fossi stato tu. Mi ripetevo sempre che Sunny non avrebbe mai fatto qualcosa del genere. Ma non preoccuparti, amico mio. Ti salverò di nuovo. Quel qualcosa dietro di te. Lo caccerò via una volta per tutte. Sunny, non avere paura. Ho paura anch'io, ma andrà tutto bene. Andrà tutto bene. Andrà. Quindi effettivamente Sunny ha ucciso Mari di proposito, ci sta dicendo Basil? Allora, devo calmarmi innanzitutto perché c'è paura, quindi non è uno stato d'animo. Oddio, non posso! Fai molta fatica a respirare? Gli occhi di Basil sono rossi per le lacrime. Vuoi scappare? Non posso scappare. Abilità. Persisti?
Non ti arrendi e persisti, ma non riesci nemmeno a sentire i tuoi pensieri. Ok, vuoi scappare, ma non posso. Attacco Basil. Sunny, ci sarà una via d'uscita da tutto questo? Potremmo vivere felici? Ma non mi fa scappare. Prova a usare concentra. So che credi l'abbia fatto per egoismo. Non volevo perderti. Cosa? Fare impiccare, cioè appendere Mari? Niente, non posso usare concentra. La nausea mi ha sopraffatto. Non ho abilità. Attacchiamo? Sunny, mi odi? Per favore, ti prego, fermati. Smettiamola di lottare, ti supplico. Smettiamola. Sono così stanco. Tutto? Andrà tutto bene. Oh. Esaurimento! Come sempre non si può scappare. Mio Dio. Andrà tutto bene, eh? Non credo. Non so se sta lotta è fatta per far vincere Sunny. Perché Sunny può rimanere in vita con un PS dopo un attacco. Ma abbiamo comunque recuperato salute o sbaglio? No, mi sono sbagliato allora. No, perché sarebbe stato assurdo aver recuperato salute facendo del male agli altri. Siamo più di vampiri. Perché? Perché non ti fermi? Oh! Conoscere la verità ti è costato caro, ma non è troppo tardi. Per fortuna ricordi ancora la strada per tornare a casa. Quindi devono andare a casa? È lì il posto che mi attende. Mewu. Mewu mi indica la strada di casa. Grazie, Mewu. Nonostante io ti abbia quasi abbandonato quella volta sul tavolo operatorio. Sì, Mewo indica la strada di casa. C'è anche Basil. Ciao Sunny, vedo che hai trovato la strada per tornare a casa. Non credo di avertelo mai detto, ma mi dispiace di averti causato così tanti problemi. Quando ti ho donato il mio album fotografico, volevo davvero che lo avessi. Sono un disastro. Tutte le volte che provo ad aiutarti, peggioro sempre le cose. E anche quel giorno. Tutta la sofferenza che abbiamo provato, il senso di colpa che attanagliava le nostre vite giorno dopo giorno. Anche se provi a sopprimerlo, tornerà sempre, ancora e ancora.
Vorrei dirti che andrà tutto bene, ma in realtà non abbiamo altra scelta se non andare avanti. Tutto questo dipende solo da te. Aubrey, Kel e Hiro sono degli ottimi amici. Devi fidarti di loro. Capiranno, anche se con qualche difficoltà. So che non è facile, ma tieni a mente una cosa. Le foto nel nostro album non sono solo delle foto. Sono veri e propri ricordi. I nostri ricordi, la prova della nostra amicizia, del nostro legame. Tienile strette, solo così ricorderai cosa vuoi proteggere. Mi dispiace, sembra ti stia infastidendo di nuovo. Presto la strada per il tuo futuro ti sarà chiara, ma una volta arrivato alla sua fine, solo tu potrai decidere cosa fare. Non è molto, lo so, ma farò il tifo per te. Sunny, ti voglio bene. Creiamo dei nuovi ricordi insieme, va bene? Ok, abbiamo anche la chiave per aprire il baule dei giocattoli. È nel baule dei giocattoli cosa però? Aspetta. Ok, questa è la theme song di Omori. Molto molto triste. Voglio vedere se posso andare nella casa sull'albero. Ah, qui sta parlando Sunny. Eccola finalmente la foto. Oh. Carina. Allora, è nel baule dei giocattoli. Ma qual è il baule dei giocattoli? Beh, tanto vale andare qui. Tanto vale parlare con Mari. Sunny, penso sia arrivato il momento. Sono successe molte cose in questi ultimi giorni. Devi essere stanco. Tutti facciamo degli sbagli, è normale. Ma stai scappando dai problemi da troppo tempo ormai. A volte è difficile farlo, ma ti perdonerai, vero? Puoi farcela, Sunny. Hai faticato davvero tanto per arrivare fin qui. È rimasta una sola cosa da fare. Ricordati che veglierò sempre su di te, ok? Finché conserverai il mio ricordo, sarò qui. Ah, eccola! Quindi la verità è nel baule dei giocattoli? Cioè, la verità l'abbiamo scoperta sulla morte di Mari, ma la verità su tutto. Cos'è che c'è qui dentro di così importante? Violino. Ciocche di lunghi capelli neri sono impigliate nelle corde. Ho preso degli spartiti. La carta è lacerata e imbrattata di sangue, ma è comunque leggibile.
Devo uscire. Oh. Ok, non posso andare indietro, giusto? Oh. Cos? Ma... No. Ah, ricordi! Oh, ricordi! Oh! Che bello! Sì, proprio quello che mi serviva. Oh, cavolo, anche questa volta una pessima mano. Che, non dovresti dirlo, cerca di fare una faccia da poker. Oddio, Mari, da quanto sei qui? Sono appena arrivata, sciocco. Ecco qui, vi ho portato dei biscotti. Basil, stai scattando una foto? Già, eh. E dai, amico, non scattarmi foto mentre sono in difficoltà. Non essere così drammatico, Kel, è soltanto un gioco. Un'altra foto! Cosa c'è di così divertente? Basil, ci stai nascondendo qualcosa? Non preoccupatevi, lo scoprirete molto presto. Oh, possiamo parlare con tutti. Ha un 4, un 6 e un altro 6. Ehi, sa, andiamo a sbirciare, eh. È una mano orribile, lo so. Loro due che si fanno i complimenti a vicenda. I tuoi biscotti sono più buoni. Davvero sono più buoni i tuoi. Tu li fai con amore. Smettila, Hiro, mettiti in imbarazzo. Va bene. Tubate, piccioncini. Obria, un 2, un 5 e un 10. È una mano pessima. Pensa, pensa. Quella di Kell è buona. Ha un fante e un asso. Shh, non dirò a nessuno intesa. Ma che stanno giocando? Perché la mano di Kell dovrebbe essere brutta? È una bella mano. Aspetta, ma io posso scendere quindi qui? Ah, perché ora se vado torno sull'autostrada. La mia mano sono due assi. Ah, ok, allora sì. Beh, direi che è ora di andare. Avendo controllato tutto, hai ricordato. L'odore dei biscotti appena sfornati avevano un odore migliore sapendo che Mari li preparava con tanto amore. Una parte del violino è stata riparata. Ah, interessante. Allora, sapete cosa? Mi fermo qui. Nel prossimo episodio andrò avanti, vedremo gli altri ricordi e forse il violino si riparerà del tutto. Ad ogni modo, io vi ringrazio per aver seguito il video, in descrizione trovate tutti quanti i link utili e noi ci vediamo ovviamente domani con un nuovo video. Bye bye.